Quest'oggi ci occupiamo della svolta di Beppe Grillo, che ha aperto alle macro regioni dicendo attenzione perché qui si rischia la secessione. Ne parliamo con Vito Crimi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori. Allora, ci spiega un po' questa svolta di Grillo, sembra aprire alle istanze leghiste, addirittura dentro la Lega Salvini e anche Maroni lasciano intendere che si potrebbe collaborare. Già c'è un argomento, quello dell'euro, ci potrebbe essere un altro argomento, appunto quello delle macro regioni. Guardi, allora, quello delle macro regioni e comunque del federalismo in generale è un argomento che Beppe Grillo già nel 2010 in un suo post aveva messo in campo, quindi non è neanche una novità, per cui questo giusto per fugare ogni dubbio su cambi di passo o altro. Poi Beppe ha presentato uno scenario, mettiamo così, oggi diciamolo, se Svizzera permettendo ci fosse un referendum nel quale si ipotizza l'annessione della Lombardia alla Svizzera, questo sarebbe un plebiscito. Cioè lei dice che i lombardi aderirebbero subito? Ma no, in generale, ma tutti in questo momento c'è una fuga dall'Italia, una voglia di cambiare questo Stato che se non cambia a questo punto c'è l'idea di andarsene, ma anche in Veneto c'è una tendenza secessionista. Però diciamo, questo è uno scenario, ma è uno scenario che non è auspicabile. Quindi in questo scenario dobbiamo in qualche modo dare una risposta. Cioè Grillo in sostanza dice, attenzione, qui se non si fa qualche cosa succede davvero che un pezzo dall'Italia se ne vada da un'altra parte o si stacca dal resto. Questo assolutamente è. Sì. E quindi bisogna fare qualche cosa e propone le macro regioni, che però mi pare non piacciono alla vostra base, o sbaglio? Le spiego. Prego. Lui ha messo un tema in campo, e un tema è qual è? Quello del controllo. Le regioni oggi, sappiamo, è un tema di questi giorni, le spese pazze delle regioni, per esempio, e il mancato controllo sulle regioni. A questo punto, se il controllo non può essere effettuato e non riesce lo Stato centrale ad effettuare un controllo sulle regioni, cerchiamo di trovare soluzioni diverse. È una proposta provocatoria, ovviamente, quella delle macro regioni, che può essere una soluzione, viene messo in campo un tema. Ecco, questa è la modalità con cui solitamente Beppe Grillo mette in campo un tema, che poi diventa oggetto di discussione. Oggi, per esempio, si parla di questo tema, ma si parla anche dei motivi che portano a discutere di questo tema e quindi delle possibili soluzioni. Ecco, però, dicevo, alla vostra base non piace questa idea delle macro regioni, un po' troppo vista. Non è un argomento di cui si può dire che ci si piace o non piace, ci sono ipotesi diverse, ecco, quindi devo dire che è un tema messo in campo. Quindi lei dice, si fa una discussione. Non è finita qui, è un tema messo in campo, secondo me, molto interessante, ecco, diciamo, perché si parla tanto di riforma del titolo quinto della Costituzione, non so se è presente in questi giorni. E come tutti. No? È ecco, Renzi che però, dice che bisogna cambiare questa modifica costituzionale, sì, realtà, che attribuì poteri alle regioni, voluta dal centro-sinistra, fra l'altro. Direi, però, sì, dal centro-sinistra, perché c'è stata, evidentemente, sarà fatta male quella riforma, lo sanno tutti. Però non sentiamo da nessuno dire realmente come vuol cambiare questo titolo quinto, perché tutti hanno paura di dire qualcosa che poi possa etichettarli. Ecco, questo per esempio mi piacerebbe che fosse un esercizio che impariamo a fare, quando si lancia un tema, anziché dire ecco Grillo è diventato leghista, ieri fascista e l'altro ieri comunista, perché è sempre così, no? Se dici qualcosa subito viene etichettato con la bandierina oppure la medaglietta che indica che sei l'istintivo di una parte o l'altra, si affronti il tema, certo. Semplicemente perché è un tema, il tema macro regioni o il tema federalismo è ho un capito. Tema, Crimi, non deve c'è essere proprietà di qualcuno, ecco per intendere. Ho capito perfettamente, Crimi, ma c'è un altro argomento, quello dell'Europa, Grillo dice anche che questa Europa insomma è un capio per l'Italia, ma secondo lei è possibile uscire dall'Europa, addirittura immaginare di uscire dall'euro? Guardi, noi dobbiamo mettere in campo un negoziato con l'Europa, noi dobbiamo dire chiaro all'Europa che noi quei trattati con quelle condizioni per l'Italia non vanno bene, quindi l'uscita dall'Europa è un passaggio che è drastico ma che deve essere conseguente al non ottenimento di determinate condizioni, questo deve essere messo con forza nel piatto, non ci sono altre cose, MES e Fiscal Compact vanno ritrattati.
Non ci sono, questa per noi è l'unica strada da percorrere. 50 miliardi l'anno non ce li possiamo permettere da versare. E la riduzione del debito così come prevista con questi step serrati previsti dai trattati non ce li possiamo permettere. E quindi in questo momento o salviamo l'Italia o continuiamo a versare 50 miliardi l'anno all'Europa. Queste sono due strade che dobbiamo decidere di... Però Renzi ha detto che mercoledì restituisce 10 miliardi in busta paga, nel senso che farà una riduzione delle tasse sul lavoro e quindi i lavoratori, quelli che guadagnano meno di 1.500 euro, si troveranno dei soldi in busta paga. Quindi qualche soldo c'è. Evidentemente qualche soldo c'è, però fino a ieri quando chiedevamo qualche soldo per coprire la scuola, per coprire qualche intervento nell'abbassamento delle tasse, ci veniva sempre detto che non c'erano i soldi. Ma lei ci crede, Renzi? A trovarli, ma ricordatevi che nel momento in cui trovano 10 miliardi ce li tolgono da qualche altra parte, quindi è sempre un giro, cioè il lavoratore non ci crede. 10 miliardi in più in tasca e troverà 10 miliardi in più di tasse, purtroppo sappiamo che fastidia sempre. Quindi non crede tanto a Renzi, mi pare di capire. No, assolutamente, guardi, ma vediamo la prova dei fatti, non ho bisogno neanche di... farà o non farà, io lo vedrò alla prova dei fatti e poi forse saremo costretti a dire nuovamente ve l'avevamo detto, perché in questo periodo, dopo un anno, è capitato spesso che ci troviamo a dire ve l'avevamo detto, quando in più occasioni, a partire dalla legge elettorale, Banca Italia o altro, noi l'avevamo detto, venivamo accusati di populismo e demagogia, poi magari arriva un organo, una volta la Consulta, una volta l'Unione Europea, e ci dice ve l'avevamo detto. Venite accusati per la verità anche di essere poco democratici, le espulsioni non sono piaciute a tutti, sembra un metodo, lei prima diceva l'etichetta che hanno dato a Grillo è quella di fascista, ecco, qualcuno dice che gli atteggiamenti sono un po' fascisti, che risponde? Vale, nel momento in cui prima i territori hanno cominciato a comunicare un certo disagio, dopodiché un'assemblea parlamentare congiunta fatta da 150 parlamentari, dopodiché si sono espressi i due fondatori del movimento, poi si sono espresse le persone della rete che ci hanno messo in lista, quattro passaggi di valutazione, credo che nessun espulso dei 500 del PD abbia mai potuto ricevere in questi anni. Il PD quando ha espulso i suoi sindaci pro TAV, erano semplicemente cioè no TAV, li ha espulsi senza dire niente a nessuno e nessuno ne ha parlato. Ecco, noi abbiamo dato quattro gradi di valutazione e mi sembra anche che fosse un processo democratico e dovrebbero imparare anche gli altri partiti. Ma prima abbiamo visto le immagini della diretta in streaming dell'incontro Grillo-Renzi, ma lì non è stata un'occasione persa, non si poteva cercare di dialogare, di trovare qualche intesa, secondo lei? No, assolutamente, non c'era nulla da dialogare, ma basta vedere Renzi in questi giorni, Renzi sta scrivendo un libro dei sogni, come tanti ne hanno scritti, sono una serie di annunci, e poi parlare con Renzi, un usurpatore del posto del suo predecessore, che già era un usurpatore del posto del predecessore, che si innesta in un meccanismo di cambio del Presidente del Consiglio deciso nella segreteria del Nazareno. Veramente. Ecco, a proposito di espulsioni, nessuno ha parlato delle espulsioni di Letta. Ecco, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione, quindi, perché noi abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, quindi ci dobbiamo fermare qui. Io la ringrazio, ma non andiamo.